Un saluto a tutti amici e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi parlo ancora l'ennesima volta di questo Leeco X526, un ennesimo best buy che ormai ovviamente è in fase di termine di quelle che sono le scorte un po' di magazzino, ma è un dispositivo che senz'altro farà la felicità di tutti gli amanti del modding, ma anche di chi vuole un dispositivo dal rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Uno smartphone che trovate in questo periodo a circa 85-90 euro nella versione 3 più 64 giga. Ha un processore Snapdragon 652, i 3 giga di RAM e 64 giga non espandibili, ma qualità davvero eccezionale per quanto riguarda le Eco e ROM a gogo. Trovate una quantità di ROM impressionante, fino ad Android 9 Pie in tutte le salse. Un dispositivo che sbloccate con estrema facilità seguendo le guide, potete mettere le ROM che volete oppure potete utilizzarlo con la sua ROM Android 6, che è comunque abbastanza, diciamo, completa, anche se ovviamente un po' tiene sicuramente meno il passo rispetto a quello che è una versione nuova, la versione Android 6 con delle patch di sicurezza molto vecchie dell'ottobre 2016, quindi la versione è una 5.8.19 stabile. Un Leeco X526 che è davvero, secondo me, non lasciatevelo scappare finché lo trovate, soprattutto in questa colorazione grigia che era difficile da trovare, trovate solo la versione oro grigia, che è senz'altro uno degli smartphone che meglio si adatta a quello che è un po' un'esigenza da chi vuole spendere davvero pochissimo e smanettare un po' con il dispositivo, con le ROM che comunque si trovano in rete. Le trovate su XDA o le trovate comunque su nei vari repository, vi metterò il link. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, se questo dispositivo vi piace e avete delle domande da farmi, lasciatemi dei commenti sotto, e se lo volete acquistare usate i miei link, così aiutate anche il mio canale. Grazie ancora per l'attenzione, mi raccomando.